Vi ringrazio per essere qui stasera. Prima di iniziare volevo dirvi alcune cose riguardo alla trasmissione e agli eventi, ai nuovi eventi che sono in programma da qui alla fine dell'anno. Ecco, la trasmissione naturalmente è ripartita oggi, voglio dare continuità a questo appuntamento, sarà sempre di martedì sera alle 9 per facilitare la maggior parte delle persone a potersi connettere. Quindi martedì io credo che sia un ottimo giorno per fare una trasmissione di questo tipo. Le date delle trasmissioni da qua alla fine dell'anno le trovate all'interno del mio sito, quindi www.enricodellolio.net o all'interno di www.aintensiteitalia.it, all'interno degli eventi, nell'ultimo sito, e nel mio sito invece all'interno della newsletter. Quindi già sono tutte programmate, quindi andandole a leggere sapete quando potremo trovarci. Per quanto riguarda invece gli appuntamenti futuri, il 1° di ottobre, come sapete, come la maggior parte di voi sa, ripartiranno i corsi di personal training in tecniche ad alta intensità, quindi un corso che dura 3 mesi, in live streaming, e per chi invece può venire a Brescia direttamente qua presso la ITA, la Intensity Training Academy. E l'ultima seduta è una seduta pratica che sarà fatta a dicembre, verranno rilasciati poi degli attestati e dei certificati di personal training di primo livello in tecniche ad alta intensità. L'8 invece di ottobre, che è un sabato, mi troverete a Milano, dove farò un seminario su biochimica degli alimenti e dieta fasica, la mia tecnologia alimentare, di cui sto continuando a distribuire libri. Siamo arrivati circa 400, sono molto contento. Quindi anche questa, all'interno degli eventi di High Intensity Italia, potete vedere dove sarò a Milano, dove sarò ospitato, sarà un centro di personal training. È un personal training studio. Poi il 20 di novembre, sempre a Brescia, ci sarà una convention di un giorno, 8 ore, teorico-pratiche, sulle tecniche ad alta intensità e di duty zone training, quindi parlerò delle premesse che stanno relative a queste tecniche e parlerò dei sistemi di duty zone training, come si struttura un programma, eccetera, eccetera. Per ultimo, ma non meno importante, naturalmente, il 26 di settembre, lunedì 26 di settembre, uscirà il primo numero della nuova rivista interamente dedicata alle tecniche ad alta intensità, High Intensity Mania. Potrete scaricarlo in formato PDF o sfogliarlo direttamente nel web. Direttamente lo troverete direttamente nel mio sito enricodellolio.net o aintensityitalia.it. Successivamente lo troverete sui siti dei collaboratori della rivista, e qui ringrazio Lorenzo Vieri, naturalmente il mio braccio destro, Elena Erbos, che si è dedicata alla strutturazione della rivista e ha partecipato con degli articoli a divulgare il bodybuilding sotto le tecniche ITA sotto l'aspetto e sotto l'ottica femminile. Poi naturalmente Alessandro De Vettore, con cui sto collaborando per molte cose, preparatissimo per quanto riguarda i biotipi, gli allenamenti biotipo specifici, e specializzato principalmente nell'allenamento delle donne con le tecniche ad alta intensità. Saluto tra l'altro Alessandro, che so che mi sta seguendo dalla sua scuola con un certo numero nutrito di persone. E poi naturalmente, sempre tra i collaboratori della rivista, ci troviamo anche Giovanni Cianti, che non ha bisogno di presentazioni in Italia per tutti i lavori che ha fatto negli ultimi 20 anni. Quindi sono sicuro che questa rivista, sarà gratuita tra l'altro, segnerà il passo per quello che è la saggistica nel bodybuilding, e soprattutto quella che è la divulgazione delle tecniche ad alta intensità e dell'alimentazione abbinata a queste tecniche. Quindi è una cosa nuova, completamente gratuita. Spero che vogliate l'occasione e la diffondiate tra i vostri amici. In più, per ultimo, e poi iniziamo, volevo dirvi che la rivista potrà essere fatto l'embedding della rivista all'interno dei siti internet. L'ho lasciato libero, quindi chiunque volesse includere nel proprio sito internet la rivista, chiaramente è benvenuto, perché più riusciamo a diffonderla gratuitamente e più le tecniche ad alta intensità incominceranno a essere seguite in Italia. Perfetto, io intanto vi ringrazio di essere qua tanti e inizierei subito con alcune domande. Ecco, vi raccomando, iniziate a scrivermi le domande, adesso alcune già sono presenti, e così vediamo un attimo di iniziare. Allora, vediamo un attimo a rispondere. Ecco, nelle domande mettete sempre il vostro nome e anche da dove scrivete, così quando le leggo vi identifico. Allora, c'è Marco della provincia di Salerno che mi chiede:
Riguardo al giorno libero della dieta fasica, volevo sapere se realmente si può mangiare carboidrati a sazietà senza il rischio di ingrassare molto, visto che le scorte di zucchero sono intorno ai 400 grammi. Allora Marco, credo che tu abbia letto o avrai il mio libro, anche perché ti vedo esperto nella gestione delle varie fasi, per cui avrai letto che la fase di ricarica, ossia il giorno che è considerato libero e comunque vincolato da una serie di altri fattori, per esempio dal contenuto proteico, è un giorno particolarmente interessante perché segue due giorni di scarica, che è la fase di scarica. La fase di scarica è una fase di due giorni in cui i carboidrati vengono portati al minimo, intorno ai 30 grammi, 30-36 grammi. Ecco, il fatto di portare i carboidrati per due giorni a 30-36 grammi ci permette di ridurre sostanzialmente le quantità di glicogeno all'interno dei nostri muscoli, riducendole quindi al minimo dei nostri muscoli e del nostro fegato. Cosa succede quindi quando noi facciamo la ricarica dei carboidrati nella fase di ricarica? Ci troviamo nella condizione in cui possiamo sfruttare la risposta anabolica dell'insulina, dovuta al fatto che nella fase di ricarica possiamo mangiare carboidrati ad alto carico glicemico, come il riso, per esempio, la pasta che io consiglio senza glutine, o il pane senza glutine, eccetera, eccetera, in modo da produrre un picco insulinico costante che ci porti, da una parte, a riveicolare i carboidrati che stiamo introducendo all'interno del fegato e del muscolo in modo da ricostituire le scorte di glicogeno che precedentemente avevamo consumato. Quindi i carboidrati in questo caso non vengono trasformati dall'insulina in grasso, ma vengono riconvogliati all'interno del muscolo e del fegato proprio perché per ricostituire le scorte di glicogeno. Cosa fa però l'insulina? Aumenta i livelli di GF1 e GF2 circolanti. Noi sappiamo che i GF1 e GF2, come l'MGF, quindi l'insulin like growth factor e il fattore di crescita, meccanico di crescita, MGF, sono molecole estremamente interessanti per il completamento delle cellule satellite, cioè estremamente interessanti, diciamo in parole povere, per aumentare la sintesi proteica e la costruzione di nuovo muscolo. Il problema dell'insulina è quello che se i livelli di insulina sono alti, generalmente, e utilizziamo molti carboidrati, insieme all'innalzamento di GF1, GF2 e fattori di crescita vari, abbiamo anche una grossa trasformazione di questi carboidrati in grasso. Avendo però precedentemente scaricato i carboidrati, ci troviamo ad usufruire di quella che è la spinta anabolica dell'insulina, che non dimentichiamoci è l'ormone più anabolizzante del nostro organismo, neanche il testosterone ha un'azione così potente come l'insulina, senza tuttavia pagarne gli effetti collaterali che sono generalmente la trasformazione dei carboidrati in grasso. Quindi Marco, non solo ti consiglio di mangiarli, ma di mangiarli a sazietà, perché dobbiamo tenere cronicamente alti durante quel giorno, e quell'unico giorno che è previsto della fase di ricarica, i carboidrati, in modo da avere quella risposta potente insulinica in termini di produzione di GF1, GF2 e fattore meccanico di crescita che ci servono per l'aumento di massa muscolare, per stimolare la crescita. Quindi Marco, credo di averti risposto. Allora, c'è Antonella, che saluto, ogni tanto interviene e mi lascia dei messaggi, anche so che ha comprato il mio libro. Vediamo cosa ci chiede. Antonella, tra l'altro, studia nutrizione, per cui diventerà nutrizionista. Ciao Enrico, sono Antonella da Rossano. Complimenti per il libro, la dieta fasica, che è davvero eccezionale. Ti ringrazio Antonella. Vorrei sapere cosa ne pensi dell'indice insulinico degli alimenti in una dieta di dimagrimento e comunque definizione è meglio tener conto del carico glicemico e dell'indice insulinico. Esempio, il latte e i latticini hanno elevato indice insulinico ma basso carico glicemico. Grazie dell'attenzione. Allora, se noi parliamo della dieta fasica, poi mi chiedo un'altra cosa e vediamo. Se parliamo della dieta fasica, ti dico che l'alto indice glicemico accompagnato anche al carico glicemico nel giorno, come dicevamo prima, della fase di ricarica è auspicabile. Noi lo cerchiamo proprio per stimolare le produzioni di GF1, GF2 e fattori di crescita come l'MGF, fattore meccanico di crescita. Naturalmente noi possiamo fare questo perché i giorni precedenti abbiamo fatto uno scarico completo di carboidrati che ci ha portato a ridurre al minimo le scorte all'interno dei nostri muscoli e del nostro fegato. E quindi sfruttare, come dicevamo prima, l'azione anabolica dell'insulina senza tuttavia avere le conseguenze della trasformazione dei carboidrati in grasso. Quindi lo consiglio sicuramente. Poi l'altra domanda che mi faceva sempre Antonella, inoltre nella dieta fasica tu consigli nelle opportune fasi di assumere circa 300 grammi, sì, da 2 a 300 grammi, dipende poi da persona a persona. Pensi che una ragazza che abbia l'obiettivo di aumentare di massa muscolare debba assumere
anche 300 grammi di carbo o mantenere meglio 200 grammi? Allora, io consiglio tra i 2 e 300 grammi. Naturalmente, ragazzi, quando si scrive un libro, si scrivono degli articoli, per forza di cose bisogna in parte generalizzare i contenuti per renderli fruibili a tutti, chiaramente. Poi, quando andiamo a vedere nello specifico, naturalmente, ci sono degli aggiustamenti doverosi da fare in funzione di quelle che sono le risposte soggettive. In effetti esiste la soggettività, l'individualità della persona e non la generalità. Quindi sì, è molto più probabile che utilizzare 200 grammi sia meglio su una ragazza, per esempio, di 45-50 kg. Oppure su uno che tende molto ad ingrassare, come per esempio uno che è stato già grasso o che tende estremamente a ingrassare. Quindi le quote di carboidrati, è vero, io l'ho messo intorno ai 200-300 grammi, ma devono essere aggiustati in funzione di questo. Ok. Allora, vediamo un po'. Filippo mi dice, com'è possibile abbinare allenamenti aerobici, ad esempio come l'interval training, con allenamenti HIIT, ad esempio come le heavy-duty, in modo che l'applicazione di uno non interferisca con il recupero dell'altro, o addirittura farli combaciare per massimizzare le risposte ormonali, e a quanti giorni dovrebbero essere distanziati? Allora, caro Filippo, prima di tutto, gli allenamenti a intensity interval training durante una fase di massa, come del resto anche gli allenamenti aerobici, che sapete io non amo molto, potete leggere quello che riporta quella maglietta, in una fase di aumento di massa muscolare, io vi sconsiglio. Ricordatevi che secondo quelle che sono le premesse che stanno alla base delle tecniche HIIT, ogni attività in aggiunta all'attività principale, che in realtà è il nostro allenamento coi pesi, diminuisce la nostra capacità di risposta in termini di aumento di massa muscolare, quindi di supercompensazione. Ogni volta che noi facciamo qualcosa di più, dovremo allungare probabilmente i tempi che intercorrono tra una seduta e la successiva, quindi non rendendo ottima la crescita muscolare. Quindi escludiamo le tecniche a intensity interval training, per esempio, durante le fasi di massa. Quando possono essere interessanti le tecniche come la intensity interval training, il protocollo Tabata, eccetera? Nelle fasi di definizione. E allora, nelle fasi di definizione, in questa fase dove l'obiettivo non è più l'aumento di massa muscolare, ma è la conservazione della massa muscolare già acquisita in precedenza e l'ossidazione dei grassi per la definizione, quindi il dimagrimento. Ecco, in queste fasi sono indicate. E io generalmente inizio con una seconda, non più di 2 sedute alla settimana, magari la mattina stomaco vuoto. Ecco, questo generalmente è il mio schema. E poi, naturalmente, come dicevo prima ad Antonella, le quantità di attività fisica, così come le quantità di carboidrati nella dieta, poi devono essere definite in relazione a quella che è la risposta soggettiva di ogni individuo. Quindi, se noi vediamo che diventa estremamente difficile, oppure è sufficiente la dieta solo per dimagrire, si riducono le quantità di attività extra, quindi complementare, e viceversa, se dovesse essere insufficiente la dieta, è necessario integrare delle altre sessioni, cercando naturalmente di mantenere la massa muscolare, si vanno a calcolare le quantità. Generalmente si parte da poco, quindi 1 o 2 sessioni alla settimana, in aggiunta agli allenamenti con i pesi, si vede quello che succede e in funzione di questo si decide se eventualmente...